Oggi scopriremo l'opera di Antonio Sanfilippo tramite una tela del 1958 intitolata Tondo. Attraverso la creazione di forme astratte, l'artista giunge alla realizzazione di un'arte non figurativa, nella quale soggetto riconoscibile e protagonista assoluto è il segno. Il suo è un segno grafico che stende in maniera rapida ed immediata sulla superficie della tela. Le sue ricerche attorno agli anni 50 lo portano a confrontarsi con informali e spazialisti. Sarà proprio in questo contesto che emergeranno le potenzialità di un segno steso liberamente sulla tela. In quest'opera, dallo spazio bianco prorompono con tutta la loro forza tratti neri, bianchi e policromi, in una forma, una sorta di nube giocata lungo l'asse verticale della tela. Questo interesse per il segno lega la figura di Sanfilippo a quella di Giuseppe Capograssi, anch'egli presente all'interno della sala del museo.